Ragazzuoli, come state? Ma io sto bene, a parte questi giorni di nevicate intense che mi hanno costretta praticamente ai domiciliari, devo dire, sto bene. Ma oggi, siccome è domenica 4 marzo, nonché giorno di elezioni, per di più sto giro a me toccherà anche votare il Senato perché ho più di 25 anni. Sto invecchiando sempre di più. Vabbè, pazienza. Sorvoliamo. Comunque, dicevo, oggi è domenica 4 marzo, quindi sicuramente andrò a votare. Dunque, prenderò un pochettino d'aria e la cosa mi rende molto felice. Sapete che votare è un diritto, un dovere civico. Sapete che ve lo dico ogni volta perché è un tema che comunque mi sta molto a cuore. Poi dobbiamo ricordare che abbiamo la fortuna di vivere in un paese democratico. Anche se a volte tutto ci sembra fuorché democratico, però questa cosa qui non dobbiamo dimenticarla. Dunque, andate a votare. Una cosa che mi auguro anche davvero di cuore è che i giovani diciottenni che oggi voteranno per la prima volta vadano a votare, che insomma che siano contenti anche di fare un'esperienza nuova anche per loro e per il loro paese, insomma. Ricordo io la prima volta che andai a votare, ero tutta contenta perché mi sentivo finalmente. Sentivo finalmente di avere in un certo qual modo l'autorità per poter votare, insomma. Quindi mi auguro che anche i giovani diciottenni di adesso provino la stessa cosa. Quindi tutti quanti, insomma, andate tutti quanti a votare, volenti o nolenti. Poi, da quest'anno c'è anche un'altra novità. Sulle schede troviamo un tagliando alfanumerico che è appunto sulle schede ed è un tagliando antifrode. Quindi sicuramente come tutti voi saprete perché l'hanno detto in tutti questi giorni i telegiornali, non si dovrà più inserire la scheda nell'urna, ma dovrà essere consegnata al presidente del seggio che controllerà la corrispondenza del numero alfanumerico sulla scheda elettorale. Bene, con la politica ho finito anche perché in realtà io di politica non ne capisco una mazza, quindi parlo proprio terra a terra assolutamente. Che dire di me? Non ci sono novità particolari, tutto procede in maniera tranquilla, diciamo, senza intoppi o difficoltà di sorta per il momento. Che dire, sto ancora leggendo l'informatore di John Grisman, che appunto parla di questa avvocatessa lesbica corrotta, insomma, la commissione disciplinare giudiziaria indaga, appunto, quindi mi sta piacendo molto. E spero questa settimana che arriva davvero che non nevichi più perché devo andare a fisioterapia, perché già giovedì passato non sono andata. E stasera poi andremo a mangiare sushi, quindi tutto sommato ho l'acquolina in bocca anche già da adesso che è mezzogiorno e 10, insomma, quindi immaginatevi cosa mangerò stasera. Niente, io con questo vi saluto, vi auguro una buona domenica. E come sapete, ci sentiamo senza dubbio molto presto. Ciao!